voglio leggervi una sentenza, ne ho trovate due di queste, ma secondo me ce ne sono di più e soprattutto è il sottofondo popolare che domina in quasi tutte le sentenze di assoluzione. Sono un po' drastico, esatto. Una differente valutazione obbligherebbe la considerazione di quanto l'impiego dell'amianto fosse all'epoca delle condotte regola industriale, pressoché universalmente praticata. Confonderebbe, a parte al parere dello scrivente, il piano dell'emozionalità con quello dell'applicazione delle leggi e porterebbe alla condanna a molti capi espiatori imputati ai quali non possono, a parere dello scrivente, essere addebitate altre misure responsabilità che sono state sì individuali, ma che hanno affondato le loro radici nel sistema industriale dell'epoca. Sistema che non tocca a un organo giudiziario giudicare. Questa è la ponderazione, bisogna dirlo. Noi tecnici su questo non possiamo fare niente, però bisognerebbe evidenziare questa motivazione, perché è esempio, molto di più che altro. Devo dire un'altra cosa, invece sulle altre questioni che sono già state toccate sul piano giuridico, io penso che noi medici abbiamo sbagliato per molte cose. Uno, che abbiamo lasciato la convinzione nei giudici che ci sia un dibattito scientifico, una scienza da una parte e l'altra dall'altra, e che non ci sia un'opinione prevalente nella giurisdizione. Non è vero. C'è un dibattito scientifico da una parte, non vi dico quale, ma è chiara, e c'è un gruppo di professori universitari emeriti, con tante di che sono non più di 10, che sono ben pagati e fanno il loro lavoro difendendo l'industria. Vogliamo dire, non lo diciamo mai, ma lo sanno tutti, no? L'esempio di La Vecchia che presenta all'ultimo tempo, cioè il venerdì, a una rivista di cui faceva parte lui come dirigente, e il lavoro viene pubblicato il lunedì, quando una revisione per addirittura 60 giorni è clamorosa. Però un altro errore che facciamo è che pensiamo che sia sufficiente l'epidemiologia e la statistica che viene troppo utilizzata nei procedimenti penali. Faccio un esempio che è il più chiaro. Pira dichiara nel processo di Alfa Romeo che non è possibile dimostrare che c'è un'anticipazione della morte per l'esposizione all'amianto. Ma insomma, in legge c'è l'esame controfattuale, non c'è bisogno dell'epidemiologia. Cioè, se noi togliamo la causa che è l'amianto, e quello non muore più di mesotelioma, muore prima? No, perché, e quindi muore dopo. Cioè, casomai c'è da dimostrare di quanto muore dopo. Si può fare, dopo lo dico. C'è poi da dimostrare anche quanto probabilmente il singolo individuo perde sul singolo evento e morte. È possibile farlo anche per il singolo individuo. Stiamo pubblicandolo, ieri un lavoro mio di Rosignani, lo diremo, però vengo qui. In realtà, veniamo a questo della trigger dose che lo sapete. È prima. Quella prima, quella lì. Quella che appina. È una pubblicazione sulla clinica del lavoro, è la rivista che dirige lui, non c'è altra pubblicazione che dica questa cosa, ma vogliamo dirlo, non è un dibattito scientifico a battere la clinica del lavoro, è, come dice la sentenza Magra, una congettura contro l'intero corpo scientifico mondiale, ma insomma è chiaro, nel senso che nell'articolo dice che passano 2 anni perché l'intero processo di cancerogenesi si concluda e poi il resto no. Allora faccio, anche qui c'è un consenso: se uno gli viene il cancro al polmone e fuma, che gli dice il medico? Smetti di fumare, oppure dice fumo le cure 80, tanto è già successo tutto. Non esiste, cioè questa cosa qui però significa che noi non abbiamo molta chiarezza, anche noi tecnici, nello spiegare semplicemente questa cosa. Perché in realtà Pira ha ragione quando dice che statisticamente è impossibile dimostrare l'anticipazione. E che c'entra? Cioè non c'è mica la statistica. Questa è una legge universale, punto. Si muore una volta sola, non due, perché se no stiamo... Però per far questo, cioè per la... E secondo me il nodo della questione è quello, metti l'altro, è quello della difesa di una teoria che anche qui è mondialmente riconosciuta,
e che per appoggiare la ticker dose va assolutamente smontata, che è la teoria multistadio. In realtà quella figura lì confonde l'iniziazione con la promozione, nel senso che l'iniziazione può durare anche due anni, è difficile, perché nella teoria generale, che è vero che, non, che conosce molte cose, dice che ci vogliono almeno dalle 5 alle 10 mutazioni per arrivare a una cellula cancerogena iniziata, normale, che non è la fine del processo, è l'inizio. E questo è, casomai, inizia a interrogare, non finisce. Lo dice anche Dvorak, questa è la cosa di Dvorak. Lo dice anche la chimica molecolare, cioè la biologia molecolare. Cioè ci sono alcuni stadi della cellula che ingloba le fibre, poi muore e rilascia delle sostanze infiammatorie che poi fanno la promozione della moltiplicazione cellulare. Questa roba dell'infiammazione deve saltare. Allora, una delle cose a cui ricorrono questo gruppo che parlo, che fanno che si coordinano benissimo, fanno uno quello che dice l'altro, no? Qui la rimanda il Moretto. Ricorrono alle bugie, cioè Moretto cita Carbone che dice: Carbone sostiene che la cellula mesoteliale non provoca l'infiammazione, neanche la fibra. Allora Carbone dice esattamente il contrario: il microclima infiammatorio si produce sulla superficie delle fibre e si produce anche perché le fibre sono tossiche per le cellule mesoteliali, muoiono e liberano citochine come i macrofagi, come le cellule. Cioè il processo è questo, è un processo che prevede molte fasi, fra cui la mutazione della cellula in cellula cancerogena è una sola. È possibile che nessuno dica che prendere questo come la fine dell'induzione è contrario a un fatto semplicissimo. Nella nostra vita decine di migliaia di volte si formano cellule cancerogene complete che vengono distrutte dalle difese dell'organismo. E per l'amianto no, e infatti la tesi loro è che l'amianto è diverso da qualsiasi altro cancerogeno. Pira come lo giustifica? Perché non c'è nessuna pubblicazione che dice questo. Pira lo giustifica richiamando una delle nostre affermazioni: non c'è soglia minima che provochi l'assoluta innocenza dell'amianto, basta una fibra. Allora dice: questo fatto differenzia il mesotelioma da qualsiasi altro tumore, come se invece per gli altri tumori non valesse esattamente questa cosa. Cioè anche questa è una roba. Il fatto che l'amianto sia tossico per le cellule mesoteliali non è una questione statistica, è una questione biologica. Questo è quello che cita Carbone. Carbone dice esattamente così, cioè mano a mano che aumenta la cosa di sinistra, mano a mano che aumenta la concentrazione dell'amianto, no, diminuisce la concentrazione delle cellule mesoteliali, altro che non è tossico. Cioè questo è una prova sperimentale, non è una statistica. Altra cosa è della piccola dose. Allora dice sempre la solita gang: va bene quel trigger dose, perché tanto anche una piccola dose fa venire il cancro. Ma è una questione di probabilità. Questa tabella, che è un conto, non è una prova epidemiologica, ma è una statistica, è il conto dei decessi avvenuti per tutta la vita di esposizione in ambienti diversi. Dice che nell'ambiente di lavoro ci sono fino al 5% di mesotelioma, 200.000 su 1 milione. Nell'esposizione di tutta la vita fuori casa ce ne sono 4 su 1 milione senza esposizione. È possibile che non si capisce che, come dice Vito, cioè non lo dice uno, lo dice l'inventore del rapporto tumore polmonare e sfumo di sigaretta. La formula che ha fatto lui con Doll vuol dire che ogni singolo istante del tempo, siccome è parallelo al tempo, è efficace, siccome è parallela alla quantità
di polvere inalata è efficace, ha la sua efficacia parziale, ogni sì, fino all'ultimo periodo di esposizione. Dopodiché il solito moretto dice no, perché il fattore causale della malattia più importante è la latenza o il tempo. Allora non c'è bisogno di una scienza di biologia per dire che sta dicendo fesserie. Il tempo, secondo me, causa solo una malattia, la vecchiaia. Tutto il resto no, è solo la misura della lunghezza dell'esposizione. Oddio, vuol dire semplicemente che le prime dosi sono più efficaci delle ultime, ma le ultime sono ancora efficaci. Pila cita se stesso e cita la famosa cortesia e dice, ma lì si dimostra che invece quelli che sono stati assunti dopo e rispetto a quelli che sono stati assunti prima hanno la stessa probabilità di ammalare, quindi il rischio non aumenta con la dose. Berrino ha rifatto i conti. Queste sono le curve dose incidenza, come vedete aumentano sia nei meno esposti che quelli massimi che nei più esposti, per cui in realtà lo stesso lavoro di Pira, citato da Pira, dice un'altra cosa, e questo va fatto notare, perché se no dove stiamo? Cioè, stiamo scherzando. Un'altra cosa che è quella citata da lei, cioè la famosa curva che dice ma scusa, ma se noi pigliamo una corte, quelli più vecchi hanno una maggiore esposizione, no? E quindi con l'esposizione aumenta la latenza, perché la latenza è tanto. È un trucco volgare, perché è chiaro che in questa fotografia qui è stata presa una corte in cui gli esposti non sono esposti alla stessa quantità di amianto, perché c'è chi è stato esposto per un anno, chi per tre, chi per quattro. E allora è possibile che non si riesca a spiegare questa figura, che è di Dole e Petro, cioè che è dei soloni di questa materia. Qui ci sono varie esposizioni a 0,2, a 0,5, a 1, a 2, a 5, a 10, queste curve diverse, cioè a diversi anni di esposizione, e come vedete, se pigliamo per esempio l'esposizione dopo 40 anni di latenza, dopo 40 anni di latenza, quelli esposti a minore anni hanno un'incidenza molto, ma molto più bassa di quelli esposti a 10 anni, che era la curva più alta, la si vede in verticale, il che vuol dire che la frequenza a cui l'incidenza a cui arrivano i meno esposti a 40 anni, in quelli più esposti arriva a 20 anni, con 20 anni d'anticipo. E questo vuol dire che c'è la dimostrazione che non è la figura di prima. È un trucco, ma è possibile che non riusciamo a dire che Pira bara e che fa dei trucchi? L'ultimo, poi mi fermo perché sennò sforo la cosa, ce ne sono infiniti, però secondo me vanno detti. Allora, questa è la figura della terza conferenza di consenso della Banca di Bari. Dice, prendo due coorti, quella rossa è meno esposta, quella blu è più esposta. Se noi leggiamo in verticale, le frecce verticali, la differenza fra la blu e la rossa è la differenza di incidenza. Però c'è anche una lettura orizzontale, sono le frecce orizzontali, che dimostrano che la stessa incidenza, è un po' quello che dicevamo prima, viene preceduta di parecchi anni nel più esposti, cioè raggiungono la stessa incidenza, vuol dire che c'è un anticipo, no? Allora, e c'è un altro discorso che è fatto da Zocchetti e da Pira su questa figura. Allora loro dicono, guardate che questa roba dell'anticipo temporale è un trucco, perché in realtà se io piglio un fenomeno puntuale che non dipende dal tempo, che non ha come causa il tempo, che è un'altra cavolata che dipende sempre, e cioè l'infortunio sul lavoro. Pira dice il camionista contro un automobilista, cioè il più esposto perché lavora 8 ore in cambio, il meno esposto. E invece Zocchetti, che ha pubblicato sulla medicina del lavoro, dice l'infortunio in agricoltura e l'infortunio in edilizia, i meno esposti contro i più esposti.
li faccio le due curve e vedo che c'è la stessa anticipazione dell'evento, che è impossibile, perché un evento puntuale non può essere anticipato. Certo, ma questo è veramente vergognoso. Per un professore universitario presentare una curva che sale esponenzialmente di incidenza, che vuol dire che tu, se sei un esposto in agricoltura, fai due infortuni il primo anno, 4 il secondo, 12 il terzo, perché è una crisi, 24 il quinto e così via, è un trucco ignobile, diciamo la parola, è un trucco ignobile. Allora, qual è la cosa più probabile? Ho visto anche la cosa degli infortuni, perché gli infortuni non dipendono dal tempo, non dipendono dalla concentrazione, non dipendono da un fenomeno evolutivo biologico, ma dipendono dal traffico stradale, per esempio, dall'abilità del pilota e così via, no? Dalle misure di sicurezza in fabbrica. Quindi è più logico dire che l'andamento è parallelo, cioè ogni anno c'è più o meno, qualche anno di meno, qualche anno di più, ma l'andamento è sicuramente parallelo, nella stessa corte di esposti. Allora, i meno esposti sono sotto, i meno esposti, i più esposti sono sotto. Trovatevi l'anticipazione temporale in questo. Non c'è e non è possibile, è evidente. Allora, è possibile che un professore universitario non si accorge di questo madornale errore tecnico? È possibile che noi non sappiamo, non lo spieghiamo ai giudici? Ultima cosa, poi mi fermo, che è la famosa induzione. Allora, Pira dice letteralmente, dice letteralmente, che il processo inizia in una data imprecisata, però all'inizio, perché non posso confessare del tutto la trigger dose, è la trigger dose riproposta, dicendo che dove inizia non si sa, o prima, un po' dopo, però comunque all'inizio. E dice che finisce quando la cellula diventa totipotente, cioè è capace di svilupparsi senza alcun altro stimolo. Questo si chiama iniziazione, non si chiama, è per quello che devono negare il processo multistadio, no? In realtà, la definizione di Rodman, di chi volete voi, dei più grandi oncologi e non solo epidemiologi, ed epidemiologi, dice un'altra cosa. Dice la definizione della fine dell'induzione è quando il tumore si è completamente sviluppato e è capace di andare avanti da solo, perché la cellula da sola non va avanti, non è vero, si ferma o viene uccisa dalle difese dell'organismo, punto, ha bisogno, non la faccio. E questo vuol dire, lo dice benissimo Rodman, che questa fine dell'induzione può anche cambiare se si affinano i metodi di diagnosi, no? Tradizionalmente si dice, lo poniamo a 30 moltiplicazioni cellulari, cioè al diametro di un centimetro dal polmone, ma in realtà col TAC adesso si vede anche qualche millimetro. Quella è la fine dell'induzione e non basta, perché in realtà c'è il problema della sovradiagnosi, cioè proprio con la TAC si vedono dei tumori, molti, molti, i falsi cancri, si chiamano, che era cosiddetta sola diagnosi, e anche prima con l'indagine dell'NSA si vedevano dei tumori di qualche centimetro di diametro con la radiografia. Questi regrediscono, non sono identici microscopicamente a quelli maligni. E allora ritorniamo da Berrino, che è il più vivace di questo. Berrino dice: ma è evidente che la fine dell'induzione finisce con l'inizio della malattia, punto. Dopodiché mi fermo.